È giunta l'ora della resa dei conti per la Chiesa Cattolica e la sua gestione degli abusi sessuali contro i minori. Giovedì i capi dei vescovi di tutto il mondo si sono riuniti per un incontro senza precedenti. L'obiettivo è riacquistare credibilità in primis verso tutti i credenti, ma soprattutto agli occhi delle numerose vittime di abusi. Uno di questi è Phil Saviano, un prete di Boston sopravvissuto all'abuso del clero cattolico e oggi attivista. Un caso che ci rimanda al film Spotlight. Avevo solo 11 anni. Sono stato rapito da padre David Holly in Worcester. Saviano ha collaborato con il quotidiano Boston Globe ad un'indagine che denunciava gli abusi sistemici della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti e che negli anni sono stati sempre insabbiati dall'autorità ecclesiastica. La storia, premiata dal cinema con un Oscar alla migliore sceneggiatura, svela le verità su un arcivescovo accusato di aver coperto molti casi di pedofilia avvenuti in diverse parrocchie. Prima dell'inizio del vertice, mercoledì, Saviano e altri sopravvissuti hanno incontrato i rappresentanti del Vaticano. Phil Saviano ha espresso le sue impressioni su questo momento importante alle telecamere di Euronews e ha incontrato il nostro inviato in Vaticano, Claudio Lavagna. No, il Papa non è stato presente, in effetti. È stato deludente per alcuni, ma non certo per me. Non volevo parlare con il Papa. Confidiamo che verrà informato su quanto emerso. Saviano è solo uno dei sopravvissuti che testimoniano gli abusi e che si sono recati a Roma da tutto il mondo per far sentire la propria voce. Forte anche il loro slogan, tolleranza zero. Fuori dal Vaticano e in tutto il mondo, molti pregheranno affinché questo sia un vero punto di svolta nel modo in cui la Chiesa gestisce gli abusi sessuali e come la riorienta verso il sentiero di redenzione. Claudio Lavanga, inviato di Euronews, da Piazza San Pietro ci racconta che per tutti i tre giorni del vertice, ogni sera una vittima dell'abuso si unirà ai vescovi in preghiera in questo cammino di redenzione. Claudio Lavanga, Euronews, St. Peter's Square.